Lavoro: nei prossimi 5 anni mancheranno all'appello 14.000 figure professionali, l'allarme di CNA. In 850 la festa delle scuole cattoliche, in aumento le iscrizioni a nido, elementari e medie. Il Novecento e la Resistenza in Val di Bisenzio raccontati attraverso i mattoncini, in programma laboratori per adulti e bambini. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato. Mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro e fattori demografici. Per questi motivi a Prato nei prossimi anni mancheranno alcune migliaia di figure professionali. Per trovare soluzioni al gap di manodopera, CNA lancia un questionario online rivolto agli imprenditori. Un questionario online rivolto agli imprenditori per comprendere i fabbisogni professionali delle aziende, costruire una stretta collaborazione con gli istituti scolastici, agevolare il passaggio generazionale e dar vita ad un osservatorio permanente sulle piccole e medie imprese. È quanto propone CNA Toscana Centro con Futurarti, progetto che prende le mosse dall'ultimo rapporto Mismatch realizzato dalla stessa associazione, secondo cui nei prossimi 5 anni mancheranno sul mercato del lavoro di Prato e Pistoia ben 14.000 figure, di cui 10.000 operai, 3.000 tecnici e 1.000 impiegati. Un numero enorme che lascia interi settori produttivi senza risorse umane a cui attingere. A contribuire al fenomeno della carenza di manodopera, oltre al mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, c'è anche il fattore demografico che vede la diminuzione numerica delle giovani generazioni. All'orizzonte c'è infatti un saldo negativo di oltre 28.000 persone tra Prato e Pistoia nel passaggio generazionale tra i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, i nati dal 1990 al 2010, e i lavoratori pensionabili, coloro che sono nati negli anni 60 e 70. Il tutto in un quadro economico che nel manifatturiero vede invece numeri e prospettive che permetterebbero un'ulteriore crescita. Per capire a fondo il fenomeno e analizzare i fabbisogni delle aziende artigiane, CNA chiede agli imprenditori di compilare il questionario online al link in sovraimpressione. Sui risultati partirà il confronto con tutti gli attori coinvolti, imprese, scuole e istituzioni, per trovare soluzioni utili ad affrontare il problema della carenza di personale nelle imprese del territorio. Le scuole cattoliche di Prato in festa stamani al Palazzetto di Maliseti, oltre 800 partecipanti all'evento a cui ha preso parte anche il vescovo Giovanni Nerbini. Intanto crescono le iscrizioni a nido, elementari e materne nel servizio di Arianna Di Ruppa. Giornata di festa quella di oggi per le scuole cattoliche pratesi, circa 850 studenti dei 18 istituti aderenti appunto alle scuole cattoliche pratesi sono venuti qui al Palazzetto dello Sport di Maliseti per riunirsi, per giocare insieme, una mattinata all'insegna appunto del gioco, del teatro. Era presente anche il mago Andrea Sestrieri e poi c'è stato l'incontro con il vescovo. Gli auguri sarebbero tanti. Il primo certamente, e questo è strettamente legato anche all'esperienza che fanno nelle scuole, che frequentano le scuole cattoliche, è quello di non mancare l'appuntamento con la loro esistenza. Cioè tutti questi ragazzi sono in cammino, si portano dentro un sacco di sogni, costruiscono, elaborano progetti, però poi ecco, c'è tutto un mondo che a volte soffia nelle loro orecchie e poi anche nella loro vita, sensazioni e anche tentazioni differenti. Ecco, sarebbe bello se come scuole cattoliche fossimo capaci di aiutarli a fare le scelte giuste, a orientarsi bene e a realizzare pienamente la loro vita, non solo per un bene personale e familiare, ma anche di questa società che ha bisogno di risorse nuove, di idee nuove, di progetti nuovi. Lungo la strada, questo era il tema della giornata di festa di oggi. I bambini nel corso della festa hanno sistemato anche dei mattoncini in un pannello. Qual è il significato appunto di questo particolare gesto? Il significato viene proprio da quello che è il coordinamento delle scuole cattoliche della diocesi, che coordina le scuole cattoliche che aderiscono al coordinamento, e cerchiamo di camminare insieme, anche di dividere le fatiche ma anche le gioie, come può essere la festa di tutte le scuole. Quindi in questo senso è faticoso camminare insieme come tutte le cose, però ne vale la pena, se non altro per sostenersi soprattutto nei momenti di difficoltà da tanti punti di vista. Ecco, questo è un aiuto, sapere che comunque non siamo da soli. Una
anno, il 2023-2024, che è partito con dei numeri in continuità con quelli dell'anno precedente. Sono infatti 2.662 i bambini e i ragazzi che frequentano i 18 istituti appartenenti e aderenti al coordinamento delle scuole cattoliche. L'anno sta andando molto bene, è iniziato, noi siamo una scuola storica perché il nostro istituto è presente a Narnali dal 1925, è stato gestito dalle suore fino al 98 e adesso c'è appunto la cooperativa Scuola Viva. Ovviamente come tutte le scuole risentiamo un po' del calo demografico perché le nascite sono inferiori rispetto agli anni passati, però siamo molto contente della nostra situazione. Sta andando bene, la scuola dell'infanzia ha aumentato i numeri rispetto agli anni scorsi e la scuola primaria si è attestata sui numeri nostri soliti e quindi siamo veramente molto contente. Ieri sera Parliamoci Chiaro con Fronto Acceso sul tema sicurezza. Ospiti in studio Aldo Milone di Prato Libera e Sicura e il portavoce regionale del PD Diego Blasi. Guardiamo un estratto della puntata. Vabbè, se andiamo solo alla riqualificazione e lì li lasciamo in mano agli spacciatori e ad altri tipi di delinquenza, arrivederci. Le cose devono andare di pari passo. Non possiamo solo tamponare, cioè non possiamo solo, noi dobbiamo mettere in campo una visione strategica. La visione strategica la vediamo fra 100 anni. Fra 100 anni, noi dobbiamo fare i problemi subito, è chiaro. Creiamoli questi problemi. Costruire le condizioni per far sì che questa roba qua poi duri. Cioè non è che basta mettere la polizia per durare in un posto, poi si sposta e si rigenera lo stesso problema. E questo è il tema che io vorrei. Ma intanto tu agisci. Affrontiamola non con la propaganda. Cioè, ma quale propaganda? Io la propaganda. Nel nostro telegiornale da qualche settimana abbiamo iniziato i reportage per parlare della situazione delle principali piazze cittadine. Mercoledì ci siamo occupati di Piazza Mercatale, alla quale oggi anche Piero Ciccatelli ha dedicato spazio con una riflessione nella sua rubrica Buongiorno Prato, che potete leggere sul nostro sito internet. Piazza Mercatale ha due primati, è probabilmente il solo luogo di Prato che vive quasi 24 ore al giorno e proprio per questa caratteristica è stata meta di trasferte da città vicine. In piazza c'è tutto, tentazioni, cure, redenzione, sul Mercatale il sole non tramonta mai, ha scritto Ciccatelli. Storia del lavoro e memorie di guerra in Val di Bisenzio raccontate attraverso i mattoncini gioco amati da grandi e piccini. Il progetto Mattoncini di Resistenza della Fondazione CDSE, primo al bando regionale fra associazioni e fondazioni della Regione Toscana. Vediamo. La storia raccontata e ricostruita con i famosi mattoncini, che fra ricerca e gioco diventano un potente strumento per condividere la storia con tutti. Un'idea al centro del progetto Mattoncini di Resistenza, il Novecento raccontato con la Brick History, ideato dalla Fondazione CDSE in collaborazione con i comuni della Val di Bisenzio, gli storici dell'Italian Brick History e tante associazioni del territorio. Un territorio, quello della Vallata, profondamente segnato dal secondo conflitto mondiale, che con questo progetto intende lavorare in rete sui temi della memoria della guerra e liberazione. Sono già due i kit Lego History personalizzati da utilizzare per i lavoratori intergenerazionali e con gli studenti degli istituti comprensivi. E qui noi abbiamo la rappresentazione dello sfollamento coatto, una rappresentazione simbolica ovviamente, dello sfollamento coatto dei paesi dell'Alta Val di Bisenzio, che si trovavano sulla linea gotica. Qua noi abbiamo invece una rappresentazione simbolica della linea gotica. Qui abbiamo un gruppo di partigiani e di partigiane che protestano, in particolare l'episodio di Tosca Martini, che il 1° maggio del 1944 fece issare una bandiera rossa di protesta cucita dalle donne del paese ad Usella. E qui noi abbiamo invece una parte delle requisizioni dell'esercito nazifascista sempre in Val di Bisenzio. I kit saranno protagonisti di una serie di laboratori introdotti da un racconto storico che ne presenta il tema di fondo. Si parte sabato 21 ottobre alle 15 al rifugio Pacini di Pian della Rasa. Tutti i laboratori sono gratuiti, sia per adulti che per bambini, ma con prenotazione obbligatoria al sito visitvalbisenzio.it. Il progetto ha conquistato il primo posto tra associazioni e fondazioni del bando 2023 della Regione Toscana dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e alla promozione di una cultura di libertà, democrazia e pace tra i popoli. Questo progetto riesce a coniugare un aspetto fondamentale come quello della promozione della cultura della memoria con il gioco. Gioco rivolto ovviamente alle giovani generazioni ma anche agli adulti,
per cercare di promuovere e far conoscere quella che è stata la storia di resistenza di questo territorio. È il momento delle previsioni meteo, come sempre, a cura del Consorzio LAM. Un saluto dalla sala meteo del Consorzio LAM. Iniziamo con il vedere la situazione che ci mostra in questo momento il satellite. Vediamo come un'estesa perturbazione associata a un minimo sul Golfo di Biscaglia si muove verso est. Verrà a interessare anche la nostra penisola tra oggi e domani. Andiamo a vedere le previsioni per il pomeriggio di oggi. Un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni in arrivo sul centro-nord della regione, anche rovesci, qualche temporale, fenomeni più isolati invece al sud. I venti ruotano a libeccio, moderati a tratti forti, con mari che diventano molto mossi o agitati in serata a nord dell'isola d'Elba. Temperature ancora piuttosto alte oggi, sopra la media di questo periodo. Il tempo rimane stabile anche per sabato, domani molte nubi, piogge sparse, qualche temporale più probabile in mattinata sulla costa, sulle zone più occidentali, nel pomeriggio anche nell'interno, mentre sulla costa schiarite, venti di libeccio, mari ancora mossi, localmente molto mossi, e temperature in diminuzione. Passiamo infine alla domenica, tempo più stabile, un cielo poco nuvoloso o velato, qualche addensamento sul nord-ovest e sulla zona della Miata, venti ancora di libeccio a nord dell'isola d'Elba con mari mossi e temperature massime in leggero aumento. Infine concludiamo ricordandovi che oggi pomeriggio alle 15.30 la consueta diretta, parleremo del tempo della prossima settimana e dell'autunno che ormai fa sul serio, con il maltempo che tornerà nei prossimi giorni, con temperature che però rimarranno ancora piuttosto alte. Con questo direi che è tutto. Ed è tutto anche per questa edizione del telegiornale. Il TG torna stasera alle 20.30. Grazie di averci seguito. Buona giornata.